Eccomi, eccomi, eccomi. Buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli e ragazzuole belle, buona serata di questo martedì 2 ottobre 2024, che ore sono le ore 19.07 mentre registro, le ore 7.07 della sera, presto che tardi, le notizie sono belle fresche e buon mercoledì 3 ottobre se mi vedi il giorno dopo. Se mi stai vedendo il giorno dopo. Allora ragazzi, voglio fare una precisazione, perché io le precisazioni le devo fare perché non si può sempre dire tutto in un unico video, è impossibile dire tutto in un unico video, bisognerebbe dire 400.000 parole al minuto e poi chi cavolo mi ascolta. Allora ragazzi, parliamoci molto chiaramente, io ieri sera quando ho utilizzato il termine sia nel titolo che in tutto il video della nostra squadra smidollati, è riferito al fatto che la nostra squadra è superiore nettamente al Bayer Leverkusen, anche se il Bayer Leverkusen ha degli elementi molto importanti, è superiore al Bayer Leverkusen, può essere superiore al Bayer Leverkusen, e mi hanno fatto incazzare come una belva disumana, perché avevano i nostri ragazzi la possibilità di poterli sconfiggere o almeno di pareggiare, non lo hanno fatto, hanno giochicchiato verso la porta, cioè scusate, l'aria di porta, di rigore, chiamatela come cacchio volete, del Bayer Leverkusen. Ecco, quando parlo di questa cosa qua già divento nervoso. Ho visto praticamente dei giocatori che erano lì che giochicchiavano, faccio il gol io, fai il gol tu, no tiro alto, no tiro più alto ancora, no guarda passo la palla a te perché faccio invece di tirare e fare disfare, una cosa da mediocri smidollati, punto a capo. Io al trabocchetto che tutti voi avete letto oggi e che avete visto ieri sera, che avete sentito parlare ieri sera del rigore non dato al Milan, di più di un rigore dato al Milan, io a questo escamotage, a questa via di fuga non ci casco, non me ne frega nulla. È chiaro qual è il concetto? Una squadra superiore, una squadra che ha voglia di vincere, non si appella a queste cose. È vero, un rigore, specialmente quello su Loftus-Cheek, c'era, tanto è vero che Tomori per proteste si è preso il giallo. È vero. È vero anche che noi stiamo pagando una tassa di ritorno in Champions dal 2018. È anche vero che Leao, notizia di oggi, perché ci hanno ricordato oggi i numeri, i sondaggisti, Leao in 2 anni di Champions, 2 gol e basta. È anche vero che ci sono tante attenuanti, è anche vero che è una squadra che a volte ha troppo timore, anzi ha timore a scendere in campo in Champions League. E io lo dico e lo ripeto, i nostri giocatori smidollati. Vogliamo essere più specifici? In Champions League. E io le parole che ha detto oggi Boban me ne frego, a quello che pensi tu me ne frego, perché voi state tutti cercando giustificazioni. Vie di fuga. Io le vie di fuga non le cerco, è chiaro qual è il concetto? La nostra squadra è superiore al Bayer Leverkusen. Al Liverpool no, al Bayer Leverkusen sì. E noi cosa facciamo? I nostri ragazzi cosa fanno? Dopo aver preso il gol si svegliano questi. Oggi Boban ha detto una cazzata enorme, proprio enorme. Allora, Boban oggi elogia Morata, è sempre più il leader sul campo, è migliorato tantissimo, vero. In un certo senso critica, io adesso ve la sto riportando le mie parole, critica il primo tempo del Milan, che siamo stati sotto, ma poi il Milan si è svegliato e ha fatto una grande partita. Boban, che cavolo di partita ha visto? Io ho capito che lui ama il Milan, io ho capito che tanti di voi, tutti noi amiamo il Milan, però bisogna essere obiettivi, perché mettere la testa sotto la sabbia è la cosa peggiore che esiste. L'allenatore, quando io ho detto ieri sera Fonseca, Paolo Fonseca, è inutile perché non ci ha capito una mazza di questa partita. Poi adesso vi leggo la dichiarazione di Fonseca, che io per amor di Dio gli do ancora un barlume di speranza, però veramente anche lui ieri è stato letteralmente inutile. Ma ripeto, se non l'avete capito in questa precisazione, peggio, la colpa gliela do ai nostri giocatori. Adesso parliamo di notizie che ruotano intorno al nostro Milan. I protagonisti sono due, Calabria e Fofana, perché ci sono proprio due ottimi motivi. Prima parto nel dirvi, le notizie che ruotano intorno al nostro Milan, che la Fiorentina, noi la incontriamo domenica sera alle ore 20.45, Fiorentina-Milan, e l'arbitro designato è niente di meno che Pairetto, e vai. Allora, sul discorso invece l'inchiesta che avete sentito adesso, ragazzi, inizia a vociferarsi sia per noi che per l'Inter, molto probabilmente se le
ci saranno tutti gli riscontri delle prove raccolte e tutto il resto, visto che tutti gli imputati si sono avvassi alla facoltà di non rispondere, in concerto praticamente. Potrebbe succedere anche che, se la magistratura scava, potremmo subire dei punti di penalizzazione in campionato. Attenzione, questa notizia vi devo riportare perché è la verità. Poi, oggi ha compiuto gli anni, buon compleanno a Terry Abram, grande Abram, un ragazzo che si impegna, comunque mi piace. Sul discorso Antonio Conte, non so se l'avete letto, ve lo dico io, praticamente Conte oggi ha fatto ironia sul fatto che uno degli indagati, praticamente nel scandalo tifosi ultra e malavita e tutto il resto, voleva a tutti i costi portare al Milan Antonio Conte, e Antonio Conte ha parlato anche su questo, no? Perché ovviamente l'ha letto anche lui, gli è venuto all'orecchio. Gli ultra del Milan mi volevano, il gradimento dei tifosi fa sempre piacere. Peccato che Antonio Conte è andato al Napoli, peccato che il Napoli ha un presidente lungimirante che si chiama Aurelio De Laurentiis. Noi abbiamo una proprietà che, lo ripeto, di calcio, questi qua di Red Bull non ci capiscono nulla. Ci capivano di più di quelli di Elliott, ma questi di Red Bull non capiscono nulla. Io dico, se il male dei mali deve essere questo qua, Jerry Cardinale, meglio che Jerry Cardinale l'estate prossima non riesce a pagare il prestito di Red Bull, perché vi voglio ricordare che l'estate prossima Jerry Cardinale deve rientrare dal prestito di Red Bull Capital. Io spero che non ce la faccia e che tutto il Milan passi ancora in mano ad Elliott, perché Elliott ci capiva di più che questi qua. Questo bisogna dirlo, ragazzi. Poi, insomma, adesso tra poco vi leggo per ultima notizia le parole a Sky Sport di Fonseca dopo la partita di ieri. Ve l'ho già detto, di Leao, 2 gol in 2 anni, altra vergogna anche questa. Insomma, io, parliamoci chiaro, non voglio male i nostri ragazzi, io voglio bene i nostri ragazzi. Io so che sono superiore a Bayer Leverkusen, ripeto, a Liverpool no, a Real Madrid non siamo superiori, infatti da Real Madrid prenderemo altre legnate, altre mazzate. Però di fare questa figura barbina che prendiamo il gol, poi si svegliano dopo aver preso il gol e giochicchiano davanti alla porta avversaria, all'area di rigore, all'area avversaria, chiamata come cavolo volete, come ho detto prima, mi fa veramente schifo questa cosa, mi fa veramente ribrezzo e li giudico dei smidollati. Io, volendo bene ai nostri ragazzi, spero con questo messaggio, con questa enfasi di mollaggine ai nostri ragazzi, che passi il concetto, datevi una svegliata, perché avete tutte le capacità per darvi da fare e far vedere chi siete. E questa precisazione l'ho chiusa adesso. Vabbè, comunque, allora, protagonisti, parliamo di protagonisti, Calabria e Fofana, e poi parliamo della dichiarazione di Fonseca. Niente, poche parole, ragazzi, Calabria sembra che è in procinto di andare via dal Milan. Il Galatasaray ha messo in agenda Davide Calabria, il cui contratto col Milan scadrà il 30 giugno 2025, Il club turco pensa di contattare il Milan per avere Davide Calabria a gennaio, attenzione, e secondo me, per come stanno andando le cose, visto anche nello scandalo che è avvenuto fuori con l'indagine della Procura di Milano, visto che dovrà essere sentito anche Davide Calabria, visto per tante altre cose, un clima che comunque non si respira più molto per Davide Calabria, visto che la società non si è fatta sentire anche con il rinnovo, per me Calabria a gennaio se ne andrà. Un po' mi dispiace, perché Calabria è uno che ammira nel cuore, ha dato tanto anche al Milan, anche se tanti di voi non lo sopportano, per me comunque, anche nel momento dello scudetto, ha dato il suo contributo, del 19esimo ha dato il suo contributo. Su Fofana, perché Fofana è protagonista? Perché, ragazzi, si è fatta una indagine ben precisa oggi di come Fofana ha giocato ieri contro il Bayer Leverkusen. Fofana, per farvi capire, è comunque un centrocampista da nazionale francese, veramente, ha intercettato a centrocampo un altissimo numero di palloni degli avversari. Bravo! Bravo Youssouf Fofana, bravissimo, questo ragazzo che crescerà ancora di più. Su Fonseca adesso vi leggo cosa ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, e sentite qua cosa ha dichiarato Fonseca. La partita di stasera è stata quella che mi è piaciuta di più. Ma sei sicuro, Fonseca? In stagione, da quando sono qui. Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto una partita fantastica. Piccolo particolare è che i nostri ragazzi, praticamente da smidolloni, non hanno solo riusciti a fare un misero gol. Facevano un giochettino a rimpiattino. Tiro io, tiri tu. Tiro in alto, tiro storto. Abbiamo creato tanto e non era facile contro una squadra come il Leverkusen, come se Leverkusen fosse il Real Madrid.
Siamo tristi, dice Fonseca, delusi, ma dobbiamo anche essere equilibrati e capire quello che abbiamo fatto. Sì, le cazzate che sono state fatte, cioè di essersi svegliati dopo il gol. Prima no? Caro Fonseca, parliamoci molto chiaramente. Sì, hai preparato bene il derby, vabbè, contro Lecce abbiamo vinto, vabbè, ci mancherebbe se non avessimo vinto contro Lecce. Ma caro Fonseca, tu devi capire una cosa, chiaro e tondo, tu... visto che noi parliamo di Antonio Conte, il Napoli, a Cazzema, Cazzema Napoli, da Napoli, Cazzema, Cazzema, tu questa cazzo di Cazzema te la devi tirare fuori. Cioè, Fonseca, ascolta, a noi le persone precise, noi del popolo che siamo molto più intelligenti di tanti altri di voi che vi credete grandi conoscitori di calcio, dovete tirarle fuori sti cones e questo carisma, perché se no è meglio sgommare, levare le tende e andare a casa. E te, Ibrahimo, ci date una svegliata, E sono soddisfatto per, non per il risultato, ma per, beh, ci mancherebbe che dicevi che eri soddisfatto per il risultato. A Fonseca, ma che cavolo dici? Ma per il coraggio e per come abbiamo giocato. Ah beh, se lo dici tu. Ragazzi, lascio a voi i commenti. Forza Milan sempre, comunque, ovunque. Ciao.